in collaborazione con Autofficine di Loiotile Giuseppe, riparazioni auto italiane ed estere, specializzato in impianti a gas GPL, metano, diagnosi elettronica, autorizzato Landi Renzo. Autofficine di Loiotile Giuseppe, in via Achille Grandi 19, angolo via Enrico Fermi, a Rutigliano. Autofficine di Loiotile Giuseppe, esperienza qualificata, velocità, garanzia per la tua auto. Bentrovati a questa edizione del TG10. Quello che è successo a Roma il 1° maggio deve far riflettere tutti sul fatto che esiste il bene, esiste il positivo e finalmente la TV nazionale lo ha fatto arrivare nelle case di tutti gli italiani. La beatificazione di Giovanni Paolo II è stato un grande avvenimento mediatico, visto in ogni parte del mondo e condiviso e partecipato da miliardi di uomini. Potenti mezzi di comunicazione di oggi che consentono forse per la prima volta di far recitare il rosario non solo dal Circo Massimo durante la veglia, ma in contemporanea in collegamenti dall'Australia, dalla Polonia, dal Messico e dall'Africa. Tutti hanno potuto gustare così la cattolicità, cioè la universalità della Chiesa, che non è solo romana, ma è visibile e presente in ogni parte del mondo. Questo avvenimento, preparato già televisivamente da alcune settimane, con servizi speciali, trasmissioni di approfondimento, ci hanno riversato un fiume di grazia e di positività che ha prodotto in tanti il desiderio di testimoniare, anche con una presenza fisica, l'attaccamento ad un Papa che con il suo modo di fare, con i gesti, le parole, ha saputo trasmettere un sentimento di amore a tutti, credenti e non. Tantissima gente si è riversata su Roma, pur nella consapevolezza di non poter assistere in Piazza San Pietro alla beatificazione, affrontando così disagi e costi, incuranti anche delle condizioni atmosferiche e della stanchezza che un viaggio a Roma procura normalmente, figuriamoci poi in queste occasioni. Ma quando si semina il bene, si raccoglie il bene. Quando si stimola il positivo che c'è nel cuore di ogni uomo, si raccoglie in maniera positiva. Purtroppo la storia di ogni uomo, la nostra storia, è piena di negatività, perché vengono stimolati giorno dopo giorno le passioni, l'egoismo, l'apparire, la forza, la menzogna, che soffocano il bene che c'è invece nel cuore di ogni uomo. E la responsabilità è di chi propone modelli educativi sbagliati. E per ritornare al 1° maggio a Roma, occorre dire che quest'anno anche il concertone tradizionale dei sindacati ha subito l'influenza positiva di un grande giorno di festa. Non la musica assordante, non la stupida e volgare satira, non gesti e atteggiamenti provocatori, ma abbiamo ascoltato musica bella da gustare, un pubblico soprattutto giovanile che per tante ore ha seguito in maniera composta, anche se pur sempre vivace, i tanti cantanti e complessi musicali che si sono avvicendati su quel grande palco che quest'anno ha ospitato addirittura un'intera orchestra. Messaggi positivi che sicuramente i telespettatori hanno recepito come qualcosa di buono che stava avvenendo in quelle piazze, in Piazza San Pietro come in Piazza San Giovanni, piazze della stessa città, ma forse per la prima volta non in contrapposizione fra loro, ma in continuità.
E allora il bene esiste, il bene si può realizzare, il positivo può emergere e così si può costruire una società diversa, un modo nuovo di vivere. Il primo maggio ci ha trasmesso questa speranza, non lo dimentichiamo. A noi il compito di amplificare il bene e di combattere il male. Non è facile, ma ce la stiamo mettendo tutta, anche noi di Olimpia Web TV, e chiediamo a chi crede come noi che questo è possibile di aiutarci. E passiamo adesso alle notizie che noi leggiamo in genere da Avvenire, il quotidiano della Chiesa italiana. Disabili. Secondo il Ministero della Salute sono 2,6 milioni le persone con disabilità che vivono in famiglia, pari al 4,8% della popolazione con più di 6 anni. Da questi dati dobbiamo concludere, commenta Francesco Belletti, che è il presidente del Forum delle Famiglie, che la famiglia è la migliore e la più efficiente struttura sanitaria del Paese. Cosa succederebbe se improvvisamente tutte queste persone, spesso con disabilità grave e gravissima, bussassero alle porte del servizio sanitario? La famiglia, spesso senza alcun supporto sanitario e sociale, giorno dopo giorno, fa invece fronte con amore e competenza ai bisogni di tanti fratelli, figli, genitori che sono provati dalla vita. Tra queste persone sofferenti ce ne sono anche migliaia in disabilità estrema, malati terminali, in stato vegetativo o in coma permanente. Proprio dalla testimonianza delle tante famiglie, anche all'interno delle associazioni del Forum, che vivono questa grande accoglienza, arriva la più pressante richiesta di una legge che regoli il fine vita, perché sia al più presto riconosciuta la dignità e l'umanità dei loro cari ammalati e perché a nessuno sia riservato lo stesso destino di Eluana Englaro. È ora che la politica esca dal suo torpore, ha concluso Belletti, e abbia il coraggio di affermare il diritto di ognuno a non essere sottoposto ad accanimento terapeutico, ma neppure alle velleità di libertari di professioni. E passiamo a un'altra notizia, però rimaniamo sempre nel tema della vita e della difesa della vita. Si terrà a Roma il Life Day 2011, come preannunziato, domenica 22 maggio, nel 33esimo anniversario dell'approvazione in Italia della legge 194, che ha legalizzato, come sapete, l'aborto procurato. I partecipanti si ritroveranno alle 10.30 in Piazza Risorgimento, che è il luogo simbolo dell'Unità d'Italia. Da qui in corteo raggiungeranno la vicina Piazza San Pietro, sono circa 500 metri, in tempo utile per recitare il Regina Coeli con il Papa. Al termine, i manifestanti in corteo si dirigeranno verso il Senato, un cammino simbolico verso l'unità del popolo italiano in nome del diritto alla vita di ogni essere umano sin dal suo concepimento. In una piazza attigua a Palazzo Madama, la manifestazione si concluderà con la lettura di alcuni brani del Magistero di Giovanni Paolo II. Ecco, tutti coloro che desiderano partecipare a questo evento sono invitati a registrarsi nel sito www.lifeday.it. E passiamo ancora a un'altra notizia che riguarda quello che è successo in Sicilia e a proposito dei migranti a Lampedusa. L'arcivescovo Francesco Montenegro, accompagnato dal presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Salvatore Martinez e da una delegazione di lampedusani, ha donato a Benedetto XVI una croce fabbricata con il legno delle barche degli immigrati africani arrivati sull'isola di Lampedusa. Copia della stessa croce, confezionata da un artigiano lampedusano, era stata donata a tutti i parroci dell'arcidiocesi in occasione della Santa Messa Crismale del Giovedì Santo nella cattedrale agrigentina. Il legno della croce, una volta barche che trasportavano gli uomini e le speranze degli uomini, simbolicamente è ora esposto in tutte le parrocchie dell'arcidiocesi. Quel legno, scrive in una nota Don Carmelo Petrone, che è il consigliere nazionale della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, vuole rappresentare dolori diversi. Il dramma dei migranti che giungono sull'isola di Lampedusa, persone costrette a scappare dalla loro terra in cerca di un futuro migliore, sfidando il mare anche a costo della vita. Ma anche il dolore della comunità di Lampedusa che, malgrado tutto,
prova a vivere il Vangelo dell'accoglienza e del rispetto per la dignità di ogni vita umana. Le parole che il Papa ha poi rivolto alla fine dell'udienza agli abitanti di Lampedusa e alle istituzioni riguardo alla problematica degli sbarchi assume così un altro significato. Infatti ha detto il Papa: saluto i fedeli di Lampedusa e li incoraggio a continuare nel loro apprezzato impegno di solidarietà verso i fratelli migranti che trovano nella loro isola un primo asilo di accoglienza. In pari tempo, ha aggiunto il Papa, auspico che gli organi competenti proseguano l'indispensabile azione di tutela dell'ordine sociale nell'interesse di ogni cittadino. E a proposito del Papa, è uscito in questi giorni, come sapete, il film di Nanni Moretti, Habemus Papam, la storia di un pontefice che è interpretato da Michel Piccoli, che depresso rifiuta l'elezione. La rappresentazione che il regista dà della Chiesa è veramente irreale e non veritiera. Infatti i cardinali durante il conclave, immaginate un po', giocano a carte, giocano a pallavolo, ma nessuno mai prega. Nello sguardo di Moretti la Chiesa quindi è fatta solo di uomini e Dio è il grande latitante. Per non parlare poi dello Spirito Santo, che è veramente un grande sconosciuto per il regista del film. Quindi Nanni Moretti ha immaginato la morte di una chiesa, secondo lui vecchia e confusa, ma grazie a Dio noi invece conosciamo una giovane chiesa che è anche viva, con buona pace del disfattista Moretti. Passiamo adesso a un'altra notizia con cui concludiamo questa edizione. Come sapete il 16 maggio è la giornata internazionale per la famiglia, quindi si svolgeranno tante manifestazioni, ma sarà anche una settimana per rilanciare l'affido familiare. Infatti in occasione di un convegno che si è tenuto a Roma è stato detto che i figli degli altri sono anche i figli nostri. Lo ha detto Paolo Bustaffa, che è direttore dell'agenzia SIR, moderando una conferenza stampa di presentazione di questo avvenimento, di questa settimana, Famiglie Insieme, promotrici di accoglienza. A 10 anni dall'entrata in vigore della legge di riforma dell'affido sono ancora, immaginate, 15.500 i minori che non crescono in una famiglia. Quindi l'associazione Progetto Famiglia, con la settimana Famiglie Insieme, che prevede 20 incontri e dibattiti in tante parti dell'Italia, intende rilanciare il tema dell'accoglienza familiare dei minori fuori famiglia. Nella società non ci può essere una risorsa di famiglie accoglienti se alla base c'è uno stare insieme, un operare in direzione della solidarietà e del mutuo aiuto. Con questa notizia si chiude l'edizione di oggi. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. In collaborazione con Autofficine di Loiotile Giuseppe, riparazioni auto italiane ed estere, specializzato in impianti a gas GPL, metano, diagnosi elettronica, autorizzato Landi Renzo. Autofficine di Loiotile Giuseppe, in via Achille Grandi 19, angolo via Enrico Fermi, a Rutigliano. Autofficine di Loiotile Giuseppe, esperienza qualificata, velocità, garanzia per la tua auto.